La domenica della Divina Misericordia, Dio Padre, risuscitando il Figlio, ci ha restituito la speranza della vita eterna. Come avvenne un tempo con i discepoli, anche oggi risorto, viene a noi, radunati nel suo nome, per continuare a offrirci il dono della sua pace. Recitiamo l'antifona d'ingresso. Come la mia amica, il grande Gesù, l'arte spirituale, che farà crescere verso la salvezza. Accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria. Amen.
per gli anni degli Apostoli, quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano il cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva l'opportunità a quelli che erano salvati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, è risorto il Signore e la morte non vincerà più. Alleluia, è risorto il Signore. Alleluia, alleluia. Alleluia, è risorto il Signore. Alleluia, risorto il Signore.
dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il diavolo, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Dimo, non era quello quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Io rispose Tommaso: Dio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai creduto, tu hai creduto. E anche quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiamo la vita nel suo nome. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Possiamo dividere il Vangelo di oggi in due parti. Nella prima parte ci viene narrato quello che è avvenuto nel giorno della risurrezione. Nella seconda parte, quello che accade 8 giorni dopo. Facciamo alcune sottolineature. Questa è la prima parte del Vangelo. Gesù che appare nel cenacolo agli apostoli. Gli apostoli erano rinchiusi per la paura di essere arrestati e per essere crocifissi come il maestro. Sono davvero spaventati. E chi conosce la paura può ben capire. Per questo il Signore va da loro, va da loro, e si pone in mezzo. Il Signore va dove vede la necessità, il bisogno. Gesù che ci viene sempre e si pone in mezzo a noi. Che bella questa immagine. Oggi è la giornata della Divina Misericordia. Gesù che sta al centro perché è lui, è un soldato, il punto di riferimento per la nostra vita cristiana. Lui il Maestro che dice pace a voi, e mostra le mani curate dai chiodi, mostra il fianco squarciato dalla lancia. Sono i segni del suo amore, il dono della sua vita per i discepoli e per tutti noi. Ecco, i segni della pace, i segni del suo amore, che allontana la paura che abitava nel cuore delle cose, che dovrebbe allontanare le nostre cose. Quando ci riuniamo in chiesa per celebrare l'Eucaristia, avere sempre davanti queste immagini. Gesù che è in mezzo a noi, Gesù che è
Io credo
vero in Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, dalla sua grande misericordia che il Padre ci ha rigenerati per una speranza migliore e eterna, nel suo Figlio risorto, innalziamo lui la nostra preghiera, chiediamo insieme: Dio di misericordia, ascoltaci. Dio di misericordia, ascoltaci. Per il Papa e i presbiteri e tutti i battezzati, chiamati a portare nel mondo l'annuncio della salvezza, un'autentica testimonianza della vita, noi vi preghiamo. Dio di misericordia, ascoltaci. Per quanti hanno responsabilità di governo, per i popoli segnati ancora dalla guerra, per quanti faticano a vivere e a trovare nella società il loro posto, noi vi preghiamo. Dio di misericordia, ascoltaci. Per tutti i sacerdoti che ministrano il sacramento della riconciliazione, inviati per essere riflesso del volto di Dio e mediatori della sua misericordia, noi ti preghiamo. Dio di misericordia, ascoltaci. Per le nostre comunità, per le famiglie che stanno attraversando situazioni difficili, per chi tra noi è nel dubbio e fatica a credere, noi ti preghiamo. Dio di misericordia, ascoltaci. Preghiamo per tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, in modo particolare in questa Santa Messa ricordiamo Leonardo, Giovanna, Remo, Rosi, Donato, Fabrizia, Enzo e i defunti delle famiglie Beccaria e Morandoni. Perché il Signore accolga tutti nei suoi regno dei cieli, noi ti preghiamo. Dio di misericordia, ascoltaci. Padre di misericordia, lo Spirito del tuo Figlio risorto ci immerge nel mistero pasquale per vivere in pienezza la grazia ricevuta nel battesimo. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo,
angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo il Signore, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Misericordia, Señor.
Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Pace sia, pace a voi, la tua pace.